È entrata nelle nostre case colorando i gesti del quotidiano e rendendo tutto più attraente, vivace e funzionale. È la plastica, che prima ha rivoluzionato le nostre cucine e poi tutta la casa. Inizia così la storia di Kartel. 65 anni di traguardi e invenzioni, di oggetti che si fanno interpreti delle trasformazioni del nostro abitare. Kartel rivoluziona gli schemi tradizionali e comincia ad arredare con la plastica. Crea le prime sedie, firmate da Zanuso e Sapper. Sviluppa le prime luci per ambienti domestici. I mobili diventano pezzi di design industriale e creativo. Ho cercato di avere vicino a me i design più importanti, più vicini al mio modo di vedere e più vicini a quest'idea di che si poteva benissimo fare dei prodotti di altissima qualità pur rimanendo industriali. Il gioco è stato un po' questo. Nascono così oggetti che rispondono a nuove esigenze e nuovi linguaggi estetici, destinati a consegnarsi alla storia del design internazionale. Ancora oggi si ristampano pezzi iconici per farli rivivere accanto alle ultime novità. Il percorso di Kartel è legato alla versatilità del materiale plastico, con il quale ha giocato le più ardite sfide tecnologiche, fino al traguardo più celebrato, quello della trasparenza. La trasparenza è stata proprio una delle nostre ricerche migliori. Facendo un prodotto industriale era obbligatorio cercare di migliorarsi nel tempo con la tecnologia, con i materiali, con i macchinari, con gli stampi, per poter dare un prodotto che non avesse niente da invidiare a un prodotto artigianale. Dalla sedia alla Marie, alle sedute Uncle Jack, sono trascorsi 15 anni, durante i quali il policarbonato si è riconfermato attore indiscusso e di grande fascino. L'ultimo primato, firmato Philip Stark, nella sua totale trasparenza cristallina, sembra fluttuare nell'aria. Pesa solo 30 kg ed è il primo divano al mondo a iniezione in unico stampo. Negli ultimi anni Kartel ha vissuto un'espansione straordinaria, come nessun altro marchio del design, raggiungendo tutte le latitudini del globo. La forte attitudine al contemporaneo e la sensibilità di catturare il mood socioculturale del momento e tradurlo in una forma che susciti emozione sono senza dubbio alcune delle capacità più seducenti dell'azienda italiana.